Allora, io sono veramente. Intanto ringrazio gli organizzatori, Stefano, tutti quanti, per la pazienza di aspettare finora. Io do un contributo da ecologo, lavoro al Dipartimento di Scienze del Mare. Più volte mi avete chiamato in causa la Liguria. Io sono nato a Genova e 15 anni fa ho fatto i primi studi sugli effetti di rilasciamento. Quindi, come dire, in qualche modo si ritorna sempre a Rovine, e inclusi quelli che si fecero anche ad Alassio, alla Lavagna, eccetera, eccetera. Credo di poter dire con certezza che Liguria è una strategia di rilasciamento, è stata da tempo identificata come prioritaria. E sgombro subito da dubbi, diciamo, eventuali domande preventive, dicendo che sono veramente sorpreso positivamente dalla strategia che ha usato la Regione Marche. Ritengo che da un punto di vista ecologico, per quando si parla di sviluppo sostenibile, non si sa che cosa si vuole sostenere. Allora io dico, in termini di sviluppo ecologicamente sostenibile, gli interventi fatti sono senz'altro quelli che allo stato attuale delle conoscenze, delle risorse tecnologiche, sono i migliori. Da che punto di vista lo dico? Lo dico per il fatto che, anche se non è così, perché vediamo Draghi, Ruspa, eccetera, di fatto quello che stiamo facendo è sostituirci a quello che prima facevano i fiumi. Riportiamo sedimento, il più naturale possibile, dovremmo usare sempre sabbie relitte per questo, e dovremmo usare, secondo me, sempre di più solo sabbie marine relitte, non dando deroghe per nessun altro tipo di materiale, se possibile in futuro, perché questo crea un danno, vedremo quale. Usiamo questo materiale che il mare si è preso, accumulato in qualche posto, ci sono dei giacimenti, diciamo così, perché adesso ha anche un valore economico rilevante, lo riprendiamo e lo portiamo a terra. È vero, è un'opera che richiede manutenzione. Nel tempo la natura lo faceva, i fiumi lo portavano, e quindi c'erano zone di erosione, zone di accumulo naturalmente. Questo in parte è stato sbilanciato dalle attività umane, lo sappiamo, dobbiamo sempre capire cosa fare, come adattarci ai cambiamenti che sono in corso. Alcune variabili, perché gli ecosistemi, e chi lavora sugli ecosistemi lavora sempre nel medio-lungo termine. Uno, teniamo conto dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti globali in atto su scala anche regionale. Sarà sempre più probabile in futuro un aumento dell'intensità e della frequenza di mareggiate. E questo non ha a che vedere, diciamo, con l'opera che si vuole fare. Dobbiamo però tenere conto di questo fattore, perché questo senz'altro sarà un elemento che inciderà sempre di più in futuro su queste cose. Secondo elemento, quello che è, a mio avviso, ecologicamente sostenibile è vantaggioso da un punto di vista socio-economico. Ma chi è che vuole vivere un sistema completamente antropizzato? Conoscete dei turisti che vogliono andare al mare su un'isola di cemento o andare, diciamo, la naturalità, non solo biodiversità, la naturalità, quindi l'aspetto paesaggistico, ho apprezzato molto anche l'intervento fatto dal Pedro Ficio Fuoco. La naturalità è un elemento determinante, ma anche perché? Perché quello che voi e che noi siamo abituati a pensare, cioè la spiaggia a sedimento, in realtà non è così. La spiaggia è un mondo vivo. Se voi aveste modo di vedere come facciamo noi quello che vive dentro la sabbia, scoprireste che le alghe, le microalghe, sono anche a 10 metri sopra la radice. Voi arrivate sotto la falesia, dove si mette, diciamo, l'asciugamano, la porzione più remota, lì scavate 10 centimetri, ci sono animali, alghe che vivono. E che cosa fanno, anche se non lo vediamo, non ci interessa? Depurano. Come avete mai avuto un acquario? Sapete cos'è un filtro sotto sabbia, un filtro meccanico? La spiaggia ha questa funzione, pulisce le acque. Che cosa facciamo se non usiamo materiale consono da un punto di vista sia di origine che di granuleria? Noi rompiamo questo filtro e rendiamo la spiaggia un ambiente potenzialmente pericoloso. Quando stavano illustrando queste indagini di monitoraggio che sta facendo l'ISPRA, in realtà mi corro l'obbligo di dire che lo stiamo facendo noi per l'ISPRA, dell'Università Politecnica delle Marche, di Dipartimento Scienze del Mare, c'è il professor Cuscedu con me che ha seguito tutte le attività di monitoraggio, gran parte delle analisi che stiamo facendo, non possiamo dire magari tutto, i dati ancora non sono completi, ma soprattutto non sono ancora ufficiali, ma vi possiamo dire che da un punto di vista ambientale non abbiamo pregiudicato con gli interventi fatti la qualità dell'ambiente da un punto di vista biologico. È evidente quindi che noi, se trattiamo l'ambiente in modo tale da preservare il funzionamento, perché è un sistema vivo, c'è sedimento ma c'è anche vita dentro, facciamo un favore non solo, diciamo, all'ambiente in sé, ci può interessare o meno, ma facciamo un favore soprattutto a noi.
Ad esempio, uno dei problemi fondamentali per le spiagge è la qualità, ad esempio, dal punto di vista microbiologico. Sempre di più sedimenti non appropriati conterranno dei batteri patogeni. Chi vuole portare il bambino sulla spiaggia se poi questo si prende gli accidenti? Adesso cominciano ad essere degli strumenti di indagine molto sofisticati che evidenziano la presenza di virus e batteri marini potenzialmente pericolosi, e laddove vengono usati materiali non appropriati o ci sono delle condizioni critiche, questi ci sono. E anche se adesso questi scandali non sono ancora evidenti, sempre di più lo saranno, perché gli strumenti lo riveleranno. Allora, primo concetto, secondo me, se possibile, come diceva anche il professore, come è stata fatta questa strategia, mantenere un aspetto di naturalità importante per il funzionamento ed è importante per la qualità anche del pregio naturalistico, salute umana, eccetera. Secondo aspetto importante, si parlava anche del piano del parco, di interventi di ingegneria naturalistica, no? Eccetera. Assolutamente d'accordo. Io infatti credo che, senz'altro, facendo una graduazione di preferenze da un punto di vista ecologico, direi primo ripascimenti, secondo barriere soffolte, terzo e ultimo ad escludere sempre di più possibilmente le barriere emerse. Ma perché questo? Primo esempio. Le barriere emerse altro, come detto, fortemente la circolazione dell'acqua. Non è solo un problema di circolazione, è anche un problema di correnti, no? Si diceva la sicurezza. Ma la circolazione cosa vuol dire? In primo luogo, quel sedimento che abbiamo fatto vedere quando la gente sprofonda è un sedimento con carichi organici altissimi, quindi a forte rischio di contaminazione microbiologica, a forte rischio di contaminazione organica, cioè di materiali inquinanti. Più si accumula quel materiale lì, costretto, bloccato dalla mancanza di circolazione, e maggiore sono la contaminazione da metalli pesanti, da pesticidi, da tutti quei componenti persistenti che avvelenano il cibo che prendiamo dal mare e sono potenzialmente pericolosi anche direttamente per l'uomo.